Ma intanto per me il cinematografo ne ho fatto una ragione di vita, per cui a un certo momento io insomma, finirò la mia vita terrena con il cinema, ma continuerò a vivere oltre la morte proprio per aver fatto il cinema, perché il cinema a un certo momento mi capita di vedere amici scomparsi eccetera, che attraverso i film eccetera, sembra di aver attaccato il ricevitore del telefono, di avergli telefonato domani, perché io continuerò a vivere ad immagine con la mia voce eccetera, continuerà anche dopo la morte. Questo è una felicità macabra, ma comunque il fatto di essere impressa su un materiale che può durare in eterno, adesso dalla pellicola poi si passerà al nastro, le cassette eccetera, insomma uno continuerà a vivere, insomma a vivere come se fosse vivo. Ci sono artisti verso i quali si prova ammirazione, ci sono artisti verso i quali si prova gratitudine. Qui a San Giovanni Laterano fra poco si svolgeranno i funerali di Alberto Sordi, ecco, vedete le immagini della salma che sta arrivando. Tanta gente fin da stamattina qui a San Giovanni in Laterano, a Roma, la chiesa è gremita e insieme al feretro è arrivata la sorella, i familiari, gli amici più cari, vedete e sentite il grande applauso della chiesa quando la salma è poco fa entrata nella basilica di San Giovanni. Uscire dalla Basilica di San Giovanni. Portato a spalla dai vigili urbani di Roma. Mentre il coro della diocesi di Roma, diretto da Monsignor Mario Frisina, conclude questo canto un po' speciale, Alba Romana, un omaggio a Alberto Sordi. Davide, vogliamo ricordare alcune parole di questo canto. Il sole spunta dai colli, la luce torna dentro i vicoli. E Roma sembra tutta una regina e splende tutta come una corona. Sicuramente ad Alberto Sordi avrebbe fatto piacere sapere che oggi questo canto sarebbe stato eseguito per lui. Bellissima di Paola Cecchi.
ecco il feretro che esce dalla basilica, e fuori in piazza migliaia e migliaia di persone. L'applauso di migliaia di persone. Oltre 200.000 persone, ricordiamoli, ovviamente molti romani, ma anche persone arrivate da tutta Italia per salutare Alberto Sordi. Questo ricordo. Caro Alberto, l'altra mattina un tuo amico ha raccontato di aver ascoltato due persone parlare tra di loro. Hai sentito, diceva una, è morto Sordi, e l'altro gli ha risposto, quelli che ci fanno ridere non dovrebbero mai morire. Sentiamo bisogno di sorriso. C'è un bellissimo manifesto laggiù, c'è scritto sindaco per un giorno, imperatore per sempre, ed è bellissimo perché l'immagine che abbiamo avuto in questi giorni al Campidoglio di questo serpentone lunghissimo che andava a rendere omaggio alla salma di Alberto sembrava, con quel monumento di Marco Aurelio, il popolo che andava ad omaggiare Cesare. Quindi è veramente un imperatore al quale il popolo ha reso omaggio con tanto tanto affetto, nel silenzio, nel rigore, nel grande rispetto di un uomo che è stato veramente molto importante non solo per questa città ma per l'Italia intera. Gigi Proietti. Io voglio salutare sinteticamente con quattro versi, perché Alberto mi perdonerà, forse non saranno nobilissimi, ma fanno parte di un sonetto, e il sonetto, come molti sanno, è stato sempre nella nostra città un modo di comunicare, un modo di annunciare nascite, morti, prese in giro, riappacificazioni. È una sintesi fatta di pochi versi, perché tanti discorsi io non li so proprio fare, insomma. Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone. Starai dicendo, ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione, tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi, che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi.